Solo questo marchio garantisce che questo è un orologio Cucù originale Foresta Nera. Rimuovere il retro della scatola dell'orologio per eseguire gli aggiustamenti sull'orologeria. Se la musica della scatola musicale non smette di suonare automaticamente dopo il richiamo del cuculo, ma continua, c'è un problema con una leva in ottone, piegata, che non riesce a centrare correttamente il foro del lato del valzer, che fermerebbe la musica. Usare una pinza per piegare la leva in ottone, che deve centrare il foro e quindi fermare la musica. Se la forza di rilascio della leva in ottone è eccessiva, allora l'orologeria non riesce ad avviare la musica. C'è un piccolo arresto in gomma bianca che deve pertanto essere premuto approssimativamente di un millimetro verso il basso. Se l'estremità del cavo che tocca il dispositivo a farfalla è piegato, ci sono tre possibili conseguenze. Il cavo non lascia il dispositivo a farfalla dopo il verso del cuculo. La musica non è attivata. Il cavo tocca il dispositivo a farfalla e ne consegue un crepitio. Il cavo non mantiene il dispositivo a farfalla. La musica suona contemporaneamente al richiamo del cuculo. Il cavo deve quindi essere piegato in una posizione tale che non tocca il dispositivo a farfalla quando non è attivo, ma deve anche evitare che la scatola musicale prima e durante il richiamo del cuculo. Se la musica non suona affatto dopo il cucù, può essere che il doppio cavo sia sciolto, ovvero non attaccato correttamente all'albero dell'orologeria. Stringere la vite di collegamento all'albero. Se la musica ancora non suona dopo il canto del cuculo, allora il cavo di rilascio sopra la scatola musicale può essere piegato. Piegare questo cavo finché è proprio sopra la leva di ottone quando non è attiva.